Ma ripeto, non è festa se non c'è alcol, quindi nelle feste bevete pure e gli altri giorni ritornate a fare quello che facevate prima. Mentre qua diluvia, sto andando dalla mia nipote Giulia perché le devo chiedere di fare un piccolo unboxing di una scatola che mi è appena arrivata e che ci servirà per capire cosa mangiare durante le vacanze di Natale, perché ho ricevuto un fantastico libro di cui vi parlerò nei prossimi giorni qui sul canale. Immagino che vi chiederete se ci mangeremo il coniglio, la risposta è ovviamente no. Il coniglio sta bene, anche se di solito non esce quando piove perché poverino, poverina, si bagna tutta. Marco, sei pronto a fare il tuo primo unboxing? Sì, prontissimo. Com'è sto libro? Bello. L'alimentazione non è competizione. Ne parleremo prossimamente qua sul canale. Grazie Marco. Ci stiamo avvicinando al Natale e cosa mangiare lo lascerò dire ad Andrea. In effetti c'è una permutazione infinita di possibilità dal panettone al mascarpone alle insalate russe. Non credo che sia un problema davvero ingrassare. Io però di sicuro mi berrò un vino con la B, in questo caso parlo di un Bordeaux Chateau Margaux del 1999. Spero che anche voi possiate trovare gioia con le vostre family, soprattutto in un anno così particolare. L'unica cosa che mi sento di dire è come tornare al peso forma una volta finiti tutti i bagordi delle vacanze natalizie. Marco Perugini nel suo libro Running Nutrition ne racconta due, la 2F e la 2A, che Marco definisce due metodiche che consentono di mantenere il peso attraverso l'aderenza, ossia rispettando determinate regole, ma al tempo stesso facendo sì che il vostro palato possa essere appagato occasionalmente. La prima dieta, chiamata 2F, F da flessibile, è più, tra virgolette, spannometrica perché consente nell'arco dei 35 pasti settimanali 7 colazioni, 7 spuntini, 7 pranzi, 7 merende e 7 cene, consente di avere 5 pasti liberi, ossia il 15% del tempo, circondati però da 3 pasti, quindi 15, a restrizione calorica. Il restante 40% sarà un pasto normale e quindi il range calorico di ogni tipologia dipende dal vostro consumo calorico giornaliero. In pratica 5 volte mangiate come volete, 15 volte mangiate molto poco, le restanti mangiate normalmente. Calcolare cosa vuol dire è abbastanza semplice, soprattutto per noi amanti della tecnologia. Potreste usare un'app, ma al tempo stesso anche soltanto la ripartizione del piatto vi consente di stabilire come fare a mangiare correttamente. Il libro lo spiega in maniera dettagliata, ve lo lascio leggere, qui sotto ci sono i link per gli acquisti. La dieta 2A invece è quella dell'aderenza, che parte dal fabbisogno calorico giornaliero stabilendo il quantitativo di proteine tra 1,6 e 2,5 al chilo di peso corporeo. Poi si determina qual è il quantitativo di grassi, 0,5, 1,5 è il range suggerito per peso corporeo, mentre la quantità di carboidrati è semplicemente la differenza tra bisogno energetico e quantità caloriche date da proteine e grassi. Se ci pensate, la 2A sembra davvero molto complicata, ma in realtà è la più semplice anche perché utilizzando un'app dedicata potreste immediatamente stabilire come comportarvi durante il periodo post bagordi natalizi alla fine della fiera. In poche settimane, con una piccola restrizione calorica, riuscirete a tornare al peso forma, restrizione calorica che comunque secondo me non deve essere troppo severa, ma soltanto aderente al vostro modo di comportarvi e alla vostra possibilità di accettare un determinato rigore. Sappiate che il calcolo del fabbisogno calorico è disponibile sul sito del Project Invictus, vi raccomando di guardarlo anche perché è davvero un sito molto interessante. Tenete conto che il Project Invictus è fatto da professionisti del settore, amanti come noi della tecnologia
e del well-being. Vi suggerisco, se vi sta piacendo questo video, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, perché nei prossimi giorni ci saranno, per tutto il periodo natalizio, recensioni dettagliate che vi consentono di aprire un nuovo orizzonte. Ed ora lascio la parola ad Andrea, che dal mio studio vi racconta cosa fare durante questo periodo natalizio. Se vi parlerà di panettone, non cambiate canale, ascoltatelo fino in fondo. Andrea, sei pronto per il cenone di Natale? Più che altro stavo pensando, se mi mettessi lì al muro bianco, mi fai le foto che mi servono per fare la carta d'identità nuova, va bene. Ha comprato più luci lui che il fotografo ormai. Ma me l'hai fatto portare a Reggio Emilia, più che altro. Anche quella lì ho riportato. No, guarda, a Reggio, un po' mi è tornato un sorriso, a Reggio davvero non sarei riuscito a fare niente, stavo troppo male. Ma si era capita quasi subito quando giocavi, quando stai perdendo a Clash of Clans. Comunque qualcuno ha detto che era meglio Clash Royale, sinceramente giocavo prima Clash Royale, poi sto giocando ancora, poi vabbè, mi sono messo anche a fare Clash of Clans così a perdita di tempo. Allora cosa suggerisci di fare a livello di alimentare durante queste vacanze? Allora, io direi che potresti lasciare da parte un pochino le mire atletiche in questo periodo. Deve essere secondo me un momento di ripresa e di scarico. È vero che è stato un anno particolare, ripeto, come ho detto anche per la parte degli allenamenti, non so come vi siete allenati, non so più come si sta allenando la gente, tanti hanno mollato molto, quindi questo potrebbe essere un momento per riprendere a mangiare tanto, perché comunque ci sono le ferie e tutto, le feste. Magari evitate, io tipo farò il 24 a mezzogiorno, dove farò la fame, mangerò un minestrone col riso, poi la sera tanto ributterò dentro il mondo. Gli altri giorni davvero non state a guardare quello che mangiate, magari allenatevi un pochino di più, fate 10 minuti, un quarto d'ora in più ogni allenamento in questi 15 giorni e secondo me non ci saranno grossi problemi. Poi alla fine fondamentalmente quello che abbiamo preso lo ributtiamo giù in poco tempo. Quanti panettoni suggerisci di mangiare durante queste feste? Guarda, faccio tanto il figo, per ora ne ho mangiati 3, 4 forse, 2, mi sono messo a provare a farli anche io e poi sto facendo delle mie classifiche personali per vedere qual è il migliore, il rapporto qualità-prezzo è il migliore in generale. Dopo le vacanze, per ritornare al peso forma, qual è la strategia che adotterai? Guarda, ti posso dire, la strategia che non adotterò sarà quella di tagliare proprio le calorie in maniera netta, perché l'avevo già provato ai tempi, da spratico, dici cavolo, c'ho 3-4 kg da buttare giù, non mangio, mangio poco, tolgo i carboidrati, boom, ti prendi la mina 3-4 giorni dopo. Cercherò di ritornare alla mia solita dieta, quindi magari invece che mangiare 3000 calorie al giorno starò sulle 2007 al giorno, quindi taglierò di poche calorie al giorno per ritornare al peso forma. Poi comunque ti ripeto, secondo me ha senso che da gennaio, dai primi di gennaio ripartiamo con una preparazione seria, quindi ripeto, con i 10-15 minuti in più ad allenamento e mantenerli ci porteranno a perdere, sembra una cavolata, ma sono 3 km in più, 15 minuti sono 3 km in più all'allenamento, sono circa 200 calorie. Se peso 70 kg sono circa 200 calorie al giorno che brucio in più, quindi non è male. Quindi niente dieta detox come qualcuno suggerisce oppure la raccomandi? Beh, fondamentalmente dieta detox la faccio tutti i giorni, cioè tutti i giorni. Quando incominci a togliere il cotechino, togli il panettone, alla fine è una dieta detox, non stai più mangiando tra virgolette schifezze, quindi tanti grassi saturi, quindi ritorniamo a bere magari un po' di più, stiamo attenti al bere, ma fondamentalmente credo che tutti noi una dieta detox tra virgolette la stiamo facendo sempre, comunque tutti i giorni. Ecco, a livello di alcol cosa raccomandi? Ma ripeto, non è festa se non c'è alcol, quindi nelle feste bevete pure e gli altri giorni ritornate a fare quello che facevate prima. Quindi magari
piuttosto vi bevete una birra in meno in settimana e ne berrete una in più o un calice di vino in più il 24 e il 25. Facciamo delle medie, se avete sempre bevuto 10 calici alla settimana di vino, ne berrete 4 durante la settimana e gli altri 6 ve li tenete per Natale, così vi steccate per bene e via. E invece a livello di allenamento non di corsa, per eventualmente aggiungere delle calorie consumate, lo suggerisci durante questo periodo oppure no? Guarda, io sicuramente devo riprendere anche io con la parte di ginnastica, preparazione atletica, bruci poco. Io ti consiglio, magari adesso che rallentano un pochino i ritmi della vita quotidiana, di lasciare perdere la macchina e muoversi magari per il paese per andare a fare la spesa a piedi. Quello potrebbe essere già un'idea, quindi aumentare con la parte del net, dove facciamo, prima facciamo tutto con la macchina, facciamolo a piedi, oppure prendiamoci la scusa di andare a bere il caffè al bar vicino a casa, andiamo lì a piedi invece che bere un caffè seduti a casa. Quindi in sintesi più movimento, niente stress, niente misurazione troppo accurata perché non serve. No, esatto, guarda, niente paranoia, secondo me soprattutto quest'anno è giusto godersi le feste, è giusto godersi il momento in famiglia, anche perché ci stanno dicendo di non farli, quindi quando si potrà, quando il momento che si potrà passare in famiglia, godetevi. Cosa state lì a guardare che vi mangiate la fetta di panettone in più, anche perché poi, ripeto, durante l'anno già ci facciamo un sacco di paranoie. Teniamocelo come momento di rigenero vero e proprio, sia dell'animo sia fisico. E ultima domanda, cosa ne pensi del nuovo microfono a livello di paranoie? Massi ne ha spesso, cosa ne pensi? Si vede, un bel patacone. Niente, vuole farlo youtuber di professione e vabbè, adesso io ho paura che compri altre luci, qua potrebbe diventare un set di filmini a luci rosse, a luci bianche. Sì, ecco, è la roba dei LED, ditevelo anche voi che non si può vedere nei commenti perché... È rossa adesso, no? Che colore preferisci? Verde. Questo è verde, va che verde. Adesso sei... Verde, rosso, Natale. Adesso sei assolutamente verde. Grazie Andrea, buon Natale, ci vediamo alla prossima. Buon Natale a tutti voi e buone feste.